Ciao a tutti Gugi, ben ritrovati dal vostro Andrelin Cromatone in questo brevissimo video update per farvi sapere quali serie andrò a fare sul canale. Sicuramente avrete visto dalla miniatura che porterò Yo-Kai Watch 3 Sushi, però c'è un piccolo problema. Intanto lasciamo un attimo Yo-Kai Watch 3 da parte, tanto il video è breve quindi ci arriviamo subito. Allora, cosa è successo? È uscito Sonic Forces. E non so ancora se mi sta piacendo perché non ci ho ancora messo le mani sopra, però quando pubblicherò questo video sarà già uscito, avrò già registrato un video perché di molti giochi intendo portare il video sul canale. Quindi Sonic Forces è uno di quelli. E se mi piace perché deve piacere a me prima di tutto, lo continuerò a portare sul canale. Ora, andiamo a vedere intanto le altre serie. Inazuma Eleven 2 lo porterò fino alla fine. Inazuma Eleven 2 quando finirà lo riprenderò poi ad anno nuovo con Inazuma Eleven 3. E perché lo riprendo ad anno nuovo? Un attimo che ci arriviamo. Fire Emblem Warriors. Penso che lo finirò con un mega video, farò un video di un'oretta, un'oretta e mezza, due, quello che è, e quindi lo finirò in pochi video, penso di finirlo. Voglio almeno portare la storia principale, poi se vedo che il post-game è valido, porto forse qualcosa anche di quello. Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, ho intenzione di portare tutta la storia principale, ovvero quella fino a quando arrivi a Bowser, sconfiggi Bowser e tanti cari saluti. Però c'è una piccola chicca per tutti i fan di vecchia data di Super Mario e vedo che se mi piace, o meglio, se ho voglia, perché è ovvio che mi piacerà, Super Mario è il mio brand preferito forse insieme a Pokémon, quindi è tutto un dire. Se ho voglia, porto la chicca del post-game, ma non ne sono sicuro. Devo avere voglia e la voglia mi manca. Cosa succede però questo mese? Tra poco escono Pokémon Ultrasole e Ultraluna. Ovviamente io porterò Ultrasole, però Ultrasole lo porto come video delle 3 e non video delle 8, perché tutte quante le altre serie passano in secondo piano appena esce un gioco di maggiore rilevanza. Quindi diciamo che la serie delle 8 è una serie secondaria, non che sia meno valida, però è secondaria. In breve, dovrei finire tutte quante le serie, portare Pokémon Ultrasole come serie principale e se tutto va bene, i primi di dicembre inizio a portare Yo-Kai Watch 3 Sushi. Se va male, lo porto dalla metà di dicembre o dopo la metà di dicembre fino alla fine. Ora, Yo-Kai Watch 3 Sushi. Non so se riuscirò a farlo tutto il post-game perché non ho idea. Non ho la minima idea di quello che mi aspetta in quel gioco, anche perché non so leggere il giapponese. O meglio, lo so leggere in parte, ma non capisco i dialoghi. Alcuni dialoghi sono troppo complicati. Magari potrei ritrovare parole che usano negli anime, perché seguo molto gli anime in giapponese, però non è possibile per me effettuare un post-game senza aiuti esterni, quindi se ho voglia di portare post game prima che Yo-Kai Watch 3 Sushi esca in italiano, allora mi vedo un attimo la wikia, vedo qualcun altro che già l'ha fatto, perché comunque sia davvero per me è impossibile in un gioco di cui non conosco la lingua, il giapponese, portarlo in totale, in toto praticamente. Ma quindi Andrelink ha comprato un 3DS giapponese? No, non ho comprato un 3DS giapponese, però la qualità video sarà la stessa che uso per i video del 3DS. Userò appunto non un 3DS ma il mio 2DS che appunto ha la modifica per la capture card, ovvero quello che sto usando ora per registrare i video di Inazuma Eleven e vari giochi per DS, perché ho messo l'Homebrew e l'Homebrew è legale. Non è illegale come usare un R4 oppure un emulatore oppure un gioco scaricato, perché la copia fisica di Yo-Kai Watch mi arriva appunto se va male se va male a metà dicembre, mentre la modifica dell'Homebrew serve solo per leggere i giochi di un'altra regione. Quindi va benissimo così. Ad ogni modo, Kuge, questo era quello che volevo dirvi. Quindi, appena esce Ultrasole, va come serie principale, le altre che devo finire alle 8. Quelle da finire sono Fire Emblem Warriors, Inazuma Eleven 2, Super Mario Odyssey e, se mi piace, Sonic Forces. Però almeno un episodio di Sonic Forces lo porto. Fire Emblem Warriors invece farò
video molto più lunghi, che riguardiate o meno a questo punto mi interessa poco sinceramente. Voglio portarlo quasi per un capriccio personale e so che rigiocare a Fire Emblem, una serie come Fire Emblem, dopo tanti anni che di astinenza, riniziarla su una Switch con questo titolo è la cosa peggiore, ma va bene comunque. Quindi Cucci, questo breve video, perché è davvero breve, termina qui. Io vi saluto e ci vediamo con il video delle 8, che non so cosa caricherò ancora, però caricherò qualcosa. Bye bye!